Ok, forte, ci siamo laureati, no? Fantastico, è l'inizio di una nuova vita. E ora cosa si fa? Ciao, io sono Ciuffo, adesso ti racconto cosa si fa. Prima cosa, ci iscriviamo alla FNOPI. Scriviamo curriculum, cerchiamo lavoro. FNOPI è Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche. Ora, io ti consiglio di prenotare l'iscrizione alla FNOPI anche prima di fare l'esame di stato, quindi anche prima di laurearti, se ovviamente questo ti è permesso. Perché la FNOPI, o meglio dire gli ordini locali che poi fanno riferimento all'ordine nazionale, si incontrano una volta ogni tanto. Quindi ti sarà concessa l'iscrizione all'albo esclusivamente quando avvengono queste riunioni qui. Ora, cosa potrebbe succedere? Noi ci siamo laureati, abbiamo il titolo di infermiere, iniziamo la ricerca del lavoro, quindi distribuiamo curriculum, riceviamo la chiamata di una persona, di un datore di lavoro che ci dice: abbiamo bisogno di te. Quando sei disposto a iniziare? Il rischio è che siamo costretti a rispondere appena l'ordine si riunisce e mi dà l'ok per l'iscrizione all'albo, perché prima non possiamo lavorare, no? Sarebbe abuso di professione. Cioè, non vorremmo mai essere rifiutati dopo un colloquio di lavoro di successo solo perché non siamo ancora iscritti all'albo, no? Cioè, non è capitato a me, è capitato a un mio collega. Ok, piccola notizia shock: nella corrente situazione economica, avere un buon curriculum come infermieri non è poi così tanto significativo come potrebbero essere per altre professioni, perché la ricerca di infermieri è talmente ampia che anche se ci presentiamo con un curriculum che fa ridere, anche se ci presentiamo senza curriculum, è molto probabile che in tante strutture ci chiamino lo stesso. Stesso implorando, eh già, però insomma non vogliamo puntare in basso, avrai sicuramente degli obiettivi, un certo reparto che vuoi raggiungere, un certo ambito che ti interessa di più, no? Quindi cerchiamo di dare del nostro meglio, ci presentiamo nella maniera migliore, quindi anche con un buon curriculum, che è di fatto il nostro biglietto da visita e potrebbe darci un vantaggio su qualche altro candidato. Per questo ti ho preparato un piccolo bonus, puoi già immaginare di cosa si tratta, te l'ho messo in fondo al video, iniziamo. Ok, prima cosa, perché FNOPI ci rappresenta, ci tutela e coordina gli ordini provinciali? Dal 2018 non esiste più l'IPASVI, non esiste più l'infermiere professionale o IP, se vedi che qualcuno si firma ancora come IP sta sbagliando, e non esistono neanche le vigilatrici d'infanzia, esistono gli infermieri, infermieri pediatrici. La FNOPI tiene un albo che è pubblico con tutti gli infermieri registrati. I singoli ordini locali si adoperano affinché sia rispettato il codice deontologico, l'ultima revisione è datata 2019, esercitano potere disciplinare, ne so qualcosa, si occupano di formazione. Sono stato di fatto richiamato dall'ordine in una spiacevole circostanza in questo video, se vuoi saperne di più, ho avuto anche questa esperienza. Gli ordini sono finanziati da noi, la tassa annuale varia da capoluogo a capoluogo, quindi parliamo da una base di 50 euro che in altri luoghi invece supera i 100 euro annuali. Possiamo scaricare il modello per iscriverci dal sito del nostro ordine locale e pagare la tassa e il bollo necessari. Dopo un periodo che varia da qualche settimana a qualche mese, arriverà la risposta, quindi siamo finalmente iscritti all'albo. Ci forniranno una tessera con un numero che ci identifica, una spilla e un adesivo. Ora possiamo iniziare a lavorare come infermieri. Molto importante, abbiamo anche una PEC, quindi una posta elettronica, mail certificata. Intanto che aspettiamo i tempi tecnici dell'ordine, possiamo scrivere il nostro curriculum. Dobbiamo usare il formato europeo. Nell'area informazioni personali forniremo nome, indirizzo, telefono, email, nazionalità, data di nascita. Questa è l'unica parte che sarà realmente guardata nel nostro curriculum quando cerchiamo lavoro per la prima volta. Nella sezione esperienze lavorative segniamo le esperienze pregresse con date precise di inizio e di conclusione del contratto, oppure scriviamo che è ancora in corso. Non segniamo lavori che non siano validati da un contratto regolare, quindi non scriviamo lavori a nero, ovviamente. Scriviamo le esperienze lavorative in ordine cronologico, ma temporalmente a ritroso, quindi la prima esperienza è anche l'ultima esperienza che abbiamo avuto o quella ancora in corso. Usiamo termini ufficiali dei contratti collettivi nazionali come collaboratore professionale sanitario infermiere oppure operatore socio-sanitario, eccetera. Ok, punto fondamentale: non dimenticarti di firma e data, ovvero non fare come me. Al primo colloquio di lavoro della mia vita, mia discolpa, queste cose non te le insegna nessuno. La ricerca del lavoro è iniziata poco dopo la laurea.
abbiamo fatto una lista con tutti i posti che cercavano infermieri, principalmente case di riposo, dove è più facile trovare lavoro per il grande ricambio. Soprattutto la casa di riposo offre un vasto range di pazienti e quindi un grande campo di applicazione, quindi la possibilità di esercitarsi dal punto di vista tecnico procedurale ma anche relazionale educativo, sia con pazienti che con i parenti. Poi ognuno avrà un proprio obiettivo, un reparto in cui vuole andare a lavorare in definitiva. Alcuni curriculum li ho dati di persona, altri li ho inviati via mail. La mia precedente esperienza di la semina dei curriculum era stata completamente diversa. All'epoca cercavo un'occupazione anche su chiamata come cameriere o lavapiatti. Ricordo la fatica, la frustrazione di quell'esperienza. Come infermiere la storia è stata completamente diversa. Un curriculum vuoto di esperienza pregressa mi garantiva chiamate giornaliere da tutta Italia. Sembrava davvero tutti avessero bisogno di infermieri ora, subito. E questo parlo di epoca pre-Covid. Ho svolto 3 colloqui in totale prima di trovare lavoro. Alcuni di questi assumevano tramite partita IVA. Come prima esperienza non mi sembrava il caso. Per togliermi ogni dubbio ho fissato comunque un appuntamento con un commercialista. Ma della partita IVA ti parlo meglio in un altro video sempre su questo canale. Ho trovato molte inserzioni di agenzie lavoro. Si occupano loro di trovarti l'impiego. Ero molto scettico a riguardo, ammetto questo, ma successive esperienze mi hanno insegnato che il mio scetticismo era mal riposto. Quando mi sono laureato ho avuto diverse esperienze lavorative, da casa di riposo a reparto di pazienti cronici, a reparti ad alta intensità, da contratti part time ma in realtà full time, maledette cooperative. Ho fatto concorsi per contratti a tempo determinato fino all'indeterminato che rivesto ora. Eccoci arrivato al momento del bonus. In descrizione, anche nel primo commento, ti ho messo il link ad un facsimile per compilare il tuo curriculum, in sostanza un curriculum vuoto formato europeo, che è quello più richiesto. Non dimenticarti di firmarlo. C'è una citazione che mi ripetevo durante la ricerca del lavoro: non aspettare di essere pronto prima di iniziare, inizia quando non sei pronto, perché se noi aspettiamo di essere pronti, carichi, super professionali, non inizieremo mai. Per molte cose nella vita, ma anche nella ricerca del lavoro come infermieristica, ma anche come infermieri, si impara strada facendo, ci si costruisce come professionisti strada facendo. Quindi iniziare, nel senso di mettersi in gioco, anche di chiedere aiuto, perché no, ma mettersi in gioco è quello che ci permette di diventare i migliori professionisti. E se ti sembrava una frase fatta, e non ci piacciono tanto le frasi fatte, no? Allora te ne passo un'altra che invece mi piace tantissimo. Se oggi nessuno te l'ha ancora detto, ricordati che sei una persona amata, capace e apprezzata.